L'agente è impietrita. Domenico Conte, 64 anni, è morto sul colpo schiacciato da questo pino secolare mentre leggeva il giornale all'interno dell'auto parcheggiata davanti al bar. Aspettava che la moglie uscisse dalla chiesa, pioveva dirotto, per non bagnarsi era rimasto in macchina. Giorni fa i commercianti della zona avevano chiesto al comune di Pozzuoli di intervenire perché l'albero era pericolante. Nessun sopralluogo, nessuna precauzione, nonostante l'allerta meteo. Così il vento forte, il temporale che ha flagellato tutta l'area flegrea, hanno fatto crollare il pino. A 100 metri da qui, dal balcone di un palazzo, questo video amatoriale. Veri e propri torrenti scorrono sull'asfalto, cassonetti trasportati dall'acqua. Tanta paura, allagamenti, tunnel chiusi, strade offline, case evacuate. A Napoli il presidente di una delle municipalità ha soccorso e salvato una donna intrappolata nella sua auto. A Posillipo i tombini saltati hanno trasformato la strada in un fiume in piena e in molti appartamenti manca la luce da 12 ore. I tecnici lavorano senza sosta per rimuovere fango e detriti, più di 200 i vigili impegnati per fronteggiare l'emergenza. Rinviata la partita Napoli.